Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. E dai, Giovanni Verde, mi sono fatto perdonare dall'ultima volta, o no? Come stai? Tutto bene? Bene, inizio prepartita, anche se stasera saranno due le partite che seguirò. Beh, C'è Chelsea Tottenham e ovviamente Napoli Atalanta, tutte e due alle 21, quindi massima attenzione. Quindi già mi dici che non seguirai Genoa-Roma. In teoria penso di no. Forse la sentirò alla radio, ma probabilmente non guarderò la partita, ecco. Ma Sono perché sincero. sai, perché vedi già un Genoa arrendevole, Gasperini che fa queste dichiarazioni, pensa al derby. Ma io non do troppo peso a queste cose. Alla fine l'allenatore è giusto che una squadra come il Genoa, che non ha, diciamo, grandi obiettivi, ormai si sono salvati, insomma, è giusto che si concentri più su una gara importante per i tifosi, per tutti gli appassionati del Genoa, come il derby, piuttosto che magari rischiare qualcuno contro una partita come la Roma, che alla fine non serve a nulla per i colori del Genoa, ecco, quindi non farei polemiche di questo tipo. Poi, ripeto, in campo vanno i giocatori e le loro motivazioni, quindi può succedere pure che una riserva o un terzo portiere ti fanno il miracolo, ecco, quindi non do peso a questo. Più che altro se la Roma non dovesse fare risultato sarà per proprio demerito, perché comunque già sulla carta anche la miglior formazione del Genoa è inferiore a quella della Roma, quindi ci vuole massima concentrazione per entrambe le squadre e sarà il caso a dare il risultato finale. Queste polemiche veramente Lasciano il trovano poco tempo che spazio. trovano, certo, assolutamente. Io sono d'accordo con te. Le trovo un pochettino effettivamente così. Non lo so, non è che mi. Ma poi spiegami, cioè, perché c'è un gemellaggio e per quale motivo il Genoa dovrebbe regalare una partita, non dovrebbe regalare una partita alla Roma, oppure non so, prestare attenzione a una partita piuttosto a un'altra. Ognuno fa il lavoro che deve fare con il massimo della professionalità e, ripeto, fare il campo a dare il risultato. Beh, assolutamente, assolutamente sì, no, io sono d'accordo con te, in tal senso. Beh, il Napoli comunque dopo saprà, a distanza di pochissimo tempo, che insomma, c'è Il comunque Napoli già un è risultato arrivato. scritto, ecco. Se il Napoli è arrivato a questa situazione è colpa del Napoli, non siamo Ah, noi. beh, Quindi sì, sicuramente sì, chi lo certo, schiera non lo so. no. Abbiamo sempre 2 punti di vantaggio, magari la Roma vince, il Napoli stasera deve vincere, quindi Beh, da ci questo punto di incontriamo vista con non il cambia respiro granché, pronti. è vero, Come assolutamente. scusa? No, dico, da questo punto di vista non cambia molto, ecco, il Napoli comunque deve scendere per vincere in campo. Esatto, quindi indipendentemente dal risultato di Genoa, quindi veramente inutile fare polemiche su queste cose qui. No, 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 vabbè, chiaro, uno prende soltanto, semplicemente atti. Non ce l'ho con te, per carità. No, 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 io ti Però riportavo voci esterne, d'altronde non mi trovo d'accordo, ecco, perché c'era una voce che perché qui c'è circolava. sempre quell'alone di polemica, di nervosismo, tra. Io immagino comunque una conferenza stampa dove magari qualcuno fa domande di questo genere, piuttosto che sfruttare quell'occasione per domandare cose molto più serie a Ma favore di sicuramente persone sì. importanti. Quindi io non darei proprio spazio, non condividerei link, non ne parlerei neanche di cose del genere, perché No, ripeto, è chiaro, ridicola come cosa. no, figurati, bisogna soltanto prendere atto, così come bisogna prendere Esatto. atto che il Napoli per andare in Champions in maniera diretta, anche perché comunque ci siamo già, deve vincere le prossime tre gare, che sulla carta il Napoli può vincere in maniera abbastanza. Beh, tranquilla, forse no, col Napoli non è niente, ma è tranquilla. Beh, basta vedere l'esempio del televideo di oggi per dire, ecco, un'altra polemica così. Saranno un 10 settimane che io dico attenzione all'ultima in casa perché sto timore. Secondo me non è una vittoria così scontata. E se ci fregate, se guardi la classifica per come stanno andando le cose, rischiamo davvero di trovarci un Frosinone all'ultima al San Paolo che dovrà giocare tutto per tutto, magari, per salvarsi. Dipenderà sempre da come andranno la prossima gara, ecco. Ah, Però beh, certo. potrebbe succedere di tutto, perché il Tu Palermo dici un sta pochettino, 35, ecco, prima abbiamo fatto il Napoli ascoltare. 35. Hanno 6 punti a disposizione e devono fare 6 punti per salvarsi, sperando che Carpi e Palermo inciampino un po'.
È vero. Attenzione che veramente qua arriviamo all'ultima di campionato con un Frosinone a 1000 che vorrà fare per forza il risultato. Speriamo di no, con tutto il bene per Stellone, ci mancherebbe altro. Esatto, bisogna stare attenti e non fare conti, perché se vai in campo come lunedì scorso, come hai fatto contro la Juve, poi O con la Roma rischi di fare il stessa, discorso. ecco. Sì, fai il discorso con la Roma, insomma. Che d'altronde non cambia granché, purtroppo il punteggio è il medesimo, vabbè, una ormai deve Ma andare anche la prestazione dei giocatori, cioè insomma della squadra, se tu vai in avanti. campo senza Certo. cattiveria, senza motivazioni, ci sta che becchi i gol, l'abbiamo già detto, insomma. Eh beh, è uno di quei rischi. Poi a proposito di Stellone, l'ha detto proprio, serve una sorta di miracolo, deve fare 6 punti nelle prossime 2 gare. Beh, poi si potrebbe trovare nella situazione dell'Atalanta come qualche tempo fa, deve venire qua al San Paolo e giocarsi appunto il tutto per tutto. Il problema è che per come sono andate le cose, adesso cioè, Carpi e Palermo hanno i medesimi punti, hanno 35 punti e hanno solo 3 punti in meno rispetto all'Udinese. Ora non so di preciso qual è il calendario di queste tre squadre, però si rischia addirittura che magari sia Palermo e Carpi si salvano e l'Udinese finisce al 18° posto e quindi retrocessa. Oppure, ripeto, che magari Palermo e Carpi non riescono a fare punteggio e che Frosinone vorrà giocarsi l'ultimo a San Paolo per sperare in una salvezza che sarebbe appunto miracolosa. Non bisogna, il Napoli e Sarri, i giocatori del Napoli non devono fare assolutamente calcoli perché è veramente pericoloso per come la parla la classifica, insomma, del Frosinone. Sì, decisamente sì, beh, anche quella del Napoli. È diverso, sì, sicuramente, però non è neanche in tal senso tranquilla. Però Assolutamente sì. dobbiamo pure dire che Atalanta già salva senza Gomez e senza qualche altro giocatore, adesso mi sfugge il nome, e Paletta, sì, o Torino, qualcun altro pure. esatto, e Paletta, e Torino a 45 punti, Molto salvissimo. tranquillo. Non sono partite, cioè si deve impegnare il Napoli per perderle, ecco, perché se il Napoli gioca da Napoli, qui sono 6 punti fatti, poi c'è il ripeto, Frosinone che potrebbe arrivare o già retrocesso oppure all'ultima spiaggia. Però stiamo parlando sempre del Frosinone, una squadra che ieri vinceva 3-1 e si è fatta recuperare alla fine, quindi voglio dire, anche il Napoli avrà le sue motivazioni nell'ultima di campionato se la Roma non perderà colpi nelle prossime due, quindi ripeto, se si gioca per vincere non ci sono problemi, se si scende in campo con cattiveria non ci sono problemi, se si va lì con la voglia di voler amministrare la gara, il risultato, quant'altro, si rischia di fare una brutta fine. Eh beh, decisamente, decisamente sì, speriamo che non accada tutto ciò. E, assolutamente sì. Beh, noi parleremo anche nel resto della puntata, chiaramente di Napoli-Atalanta, si aspettano con grande ansia, come sempre, le probabili, o meglio, le formazioni ufficiali, però. Beh, non sarà l'unico match di cui insomma approfondiremo, parleremo in maniera approfondita, perché comunque fra domani, dopodomani e anche giovedì, chiaramente, ci siamo promessi di parlare con te, chiaramente, anche di scommesse e di Champions League ed Europa League. Allora, settimana scorsa con City Real Madrid le gare di Europa League non ci andava molto bene, sono No, sincero. 0-0 impronosticabile del City, ti dico la No, verità. 0-0 impronosticabile soprattutto perché sembra che City si sia proprio impegnato per non fare nulla, insomma, perché il Real Madrid ha mostrato tutte le sue debolezze. Però poi il City non ne ha approfittato, il Real è uscito fuori, c'è stata una traversa, un salvataggio incredibile di Arthur su Pepe. Insomma, l'hanno veramente buttato all'aria l'opportunità di fare un gol che poteva sicuramente essere utile in vista del match di ritorno. Noi su Pronostici di Piazza pubblicheremo i nostri articoli in serata per la gara di domani che sarà Bayern Monaco Atletico Madrid, che è il risultato che abbiamo invece centrato in pieno. Dicevi 1-1 o 1-0, in questo caso sì. Esatto, 1-0 preso, l'under Era preso, abbastanza insomma. semplice comunque vedendo la partita. Comunque. Sì, vedendo la partita sì, però permettimi, va la fa un pronostico lo devi andare a fare un pronostico a favore dell'Atletico Madrid. Certo. Sono sincero, la gara di domani potrebbe essere totalmente differente rispetto a quella vista all'andata, nel senso il Bayern adesso non ha nulla da perdere, deve vincere per forza, però non deve concedere nulla perché ricordiamo che un gol dell'Atletico potrebbe rendere la situazione veramente complicata per i tedeschi, per gli uomini di Guardiola.
Invece Real Madrid, Manchester City, questa volta pende, io vedo favorito il Real in casa ha un altro passo, lo farà Dai, sì, davanti a decisamente. tutti, e anche in questo caso basterà vincere, insomma, per il Real Madrid. Attenzione però ai pareggi, perché 1-1 beverebbe il City, e se ti ricordi bene un derby di Champions League tra Milan e Inter fu deciso in questo modo, un pareggio in casa del Milan, diciamo così, e un 1-1 in casa dell'Inter, che poi insomma premiò i rossoneri in finale. Quindi attenzione, perché lo 0-0 in casa sì, è stato un po' penalizzante per il City, che poteva fare di più, però potrebbe ritornare utile in caso di un possibile 1-1, 2-2, 3-3 e così via. Quindi attenzione anche qui, non diamo nulla per scontato, però il Real potrebbe vincere in sciortezza, ecco. Secondo me un 1-0, 2-0 per il favore del Real Madrid è un risultato abbastanza probabile, ecco. Sì, beh, soprattutto con un CR7 recuperato che si sì, ma Benzema che Ecco, vedi, quando ti parlavo di fare domande, di parlare di argomenti più interessanti, la stampa italiana lo dovrebbe fare. Il campione del Real dovrebbe. Madrid, una società ricchissima, una società che ha i più grandi campioni europei e magari mondiali, però pecca per quanto riguarda i medici, i fisioterapisti e chi si occupa comunque delle condizioni fisiche dei giocatori, perché si vedono le statistiche dei giocatori persi per infortuni muscolari quest'anno in una società come il Real Madrid, è una lista di gran lunga più lunga rispetto magari a quella del Napoli, faccio un esempio. Gli impegni saranno diversi, i carichi saranno diversi, per carità, però capire perché in una società come quella di Blanca c'è un problema simile che poi penalizza, perché sicuramente nel miglior momento del Real Madrid nella gara di andata avere un CR7 in campo poteva sbloccare la situazione come l'ha sbloccata nel match contro la Roma. Anche in quel caso la Roma all'Olimpico fece la partita, poi arrivò una palla giusta dai piedi di Ronaldo e la partita cambiò radicalmente, si scrisse la storia insomma di quelle due partite, sia dell'andata che del ritorno. Quindi CR7 recuperato, CR7 che vorrà far bene, però non è di certo al meglio, ecco. Ah beh, decisamente sì. Beh, non vorrei che in questo momento ci stesse ascoltando il buon dottor De Nicola, che è bello e buono, magari ce lo ritroviamo a Real Madrid. Troppo Beh, forte. se lo meriterebbe, però insomma, teniamocelo bello, bello caro. Cioè, teniamocelo bello stretto. Mentre per quanto riguarda, io la chiamo Coppa UEFA, mi perdonerai per un po' di deformazione professionale. Sei Sì, nostalgico, assolutamente sì. E, beh, Siviglia 2-2 con lo Shakhtar e nessuno se l'aspettava, anche se comunque un punteggio buono. non ho calcolato l'effetto Lucescu. Vecchio volpone. Una partita bellissima, non l'avrei mai detto, pensavo, sai, una classica partita da un gol nel primo tempo, un gol nel secondo tempo e finita lì, magari tutti e due sopra di Stiviglia, insomma una gara da ritmi un po' più blandi. Invece è stata una partita stupenda, un 2-2 all'82esimo sul calcio di rigore, tantissime emozioni, e il Siviglia adesso ha un'opportunità, differenza ecco magari di City Real, no? 0-0 in casa, adesso Ecco. Siviglia con uno 0-0 e con 1-1, anche con un pareggio, diciamo così, si potrebbe aggiudicare la finale. Difficile, ripeto, lo Shakhtar hanno fatto un'ottima gara, però difficile immaginare lo Shakhtar vincitore in Spagna. Vedo ancora il Siviglia favorito, punterò nuovamente su Siviglia, magari un over, ecco, visto che queste due squadre si sono già fatte male, ecco, 4 gol all'andata sono veramente tanti gol, magari un 2-1, un 3-0, mi sa, quale sarà il risultato del campo. Io però vedo favorito di Siviglia. In maniera differente invece è stata Villarreal-Liverpool, partita che sembrava arenata sullo 0-0, e poi Villarreal con un'azione meravigliosa, perché l'azione è stata stupenda, Certo. al 92esimo trova il gol di Adrian su assist di Suarez, se non erro, che insomma regala una bella vittoria ai gialli e che costringerà il Liverpool a vincere nel ritorno a Anfield.
anche in questo caso il fattore casa, insomma, giocare davanti ai propri tifosi è importante, soprattutto per una squadra come il Liverpool. Un 1-0 non ti garantisce nulla in match di questo livello contro squadre di questo livello, e penso che ne vedremo delle belle, soprattutto perché il Villarreal fa difendersi. Noi l'abbiamo visto a San Paolo, sanno difendersi, e quindi sarà veramente una gara difficilissima per entrambe. E anche questa volta guarderò il Liverpool e non il Siviglia, e la speranza di Se ne beccare la posizione faranno una ragione a Siviglia, Giovanni. Ma sicuramente, quindi domanda secca: passano i Reds e Emery? Motiva. Sogno una finale spagnola, interamente spagnola. Tutta spagnola. La voglio spagnola, Anche in diciamo Champions, che in Coppa dai, su. UEFA, come ti piace chiamarla, te la voglio tutta spagnola, perché il nostro calcio, la nostra Lega Calcio, deve capire che in campo non vanno né i fatturati, né gli stipendi, Ecco. né nient'altro. Il Villarreal ha fatto un campionato meraviglioso, secondo me, perché Sicuramente. giocare in Spagna e arrivare, mi sembra che siano quarti, Sì, non sono quarti, sbaglio, sì. sono quarti, ma sono staccati di 20 punti da Real Madrid, terzo, ci mancherebbe altro, però hanno davanti Barcellona, Atletico e Real Madrid. L'Atletico ha eliminato Barcellona in Champions, quindi stiamo parlando di livelli altissimi. Il Molto Real è alto. quarto in campionato, non ha il fatturato di queste tre e si sta andando a giocare una finale praticamente, perché con 1-0 all'andata adesso hanno sicuramente un gol 60-65% di possibilità di arrivare in finale. Stesso discorso per il Siviglia è sicuramente una società che fattura di meno rispetto a Barcellona, Atletico e Real Madrid, che bene o male se la gioca sempre, ripeto, sono distanti 6 punti dal quinto posto, però è una grandissima società che sta vincendo questa competizione praticamente un anno sì e un anno no, anzi direi un anno sì e un E anno hanno pure, pure. si giocano le finali e nonostante tutte le difficoltà economiche del campo, chiamiamole così, loro riescono a dire la propria in Europa. Noi tra alibi di non abbiamo gli stadi, non abbiamo fatturato, non abbiamo quello, non abbiamo quell'altro, giustifichiamo tutte le nostre sconfitte in Europa. E in secondo luogo non sfruttiamo neanche queste delusioni per rilanciare il nostro calcio. Beh. Quindi sarebbe bello, almeno in Europa League, io tifo Reds, ci mancherebbe altro, però per questo motivo preferirei vedere una finale spagnola. In Champions, io già te l'ho detto, tifo Atletico tutta la vita, proprio senza vergogna, però mi piacerebbe vedere o un Bayern Manchester City oppure Atletico City, perché comunque il City è una società che sì, hanno speso tanto e magari hanno speso anche male, però io penso che i tifosi dei City, insomma, meriterebbero di vedere la propria squadra in una finale di Champions. È un regalo che vorrei fare a tutto il popolo di Manchester, diciamo così. Beh, credo Quindi diciamo che. Atletico su tutti, Eh e beh. poi io lo sai che io adoro la Premier, quindi ci Lo so, lo becchiamo so, lo so. una squadra inglese. Beh, staremo a vedere. Beh, intanto sicuramente saranno contenti da quelle parti, ecco, di magari di Sono approdare sicuro che si in finale. ascoltano in molti a Manchester. Sicuramente, fidati. Ci ascoltano un poco dovunque, ringraziando il cielo, ecco. D'altronde la radio serve a questo. E beh. Eh beh, il titolo l'abbiamo scelto a questo. Dobbiamo rendere merito anche ai Litfiba che hanno cantato questa canzone. Abbiamo preso anche spunto da lì. Ecco, non lo diciamo spesso, però insomma, merito anche loro. Una parte di merito l'hanno avuto nella decisione finale del nome della nostra web radio. Giovanni caro, Mi vuoi lasciare? Mi vuoi lasciare a qua? malincuore, ma ti devo lasciare, ti Ti terrei vuoi tutti. rubare altri 4 minuti? Ma se ci tieni, ma posso chiederti. Boh, fai te tema libero. Tema libero. Libero, guarda, Come si fa a allora scuola? sfrutto subito la cosa, perché sai, quando ami qualcosa in maniera viscerale non puoi fare altro che parlarne, ecco. Ieri io ho visto Manchester
United Liverpool piuttosto che guardare la Serie A. La Serie A partita alle 15, il match dello Trafford alle 15:05, quindi con 5 minuti di ritardo. Io so che la maggior parte dei tuoi tifosi sono azzurri, hanno il cuore azzurro, certo. Però ti consiglio di ogni tanto di sbirciare e di guardarti Chelsea Tottenham, perché abbiamo una squadra, i padroni di casa, i Blues, campioni in carica, uscenti, per forza di cosa l'annata è stata particolarmente negativa, certo. Affrontare il miracolo Tottenham, perché si parla dell'Ester, io tifo l'Ester, ci mancherebbe altro, ma il Tottenham è stata una società che è l'outsider per eccellenza, veramente quella che partiva come outsider, e c'è un allenatore che è Pochettino, che ha con alcuni dei nostri scarti, vedi la mela su tutti, ha messo su una formazione capace di giocarsi, ecco, il secondo posto e magari anche la Premier. Difficile vincerla, perché adesso se loro non riusciranno a battere sia un pareggio, una sconfitta, regalerebbe il trionfo agli uomini di Ranieri. Però per la sportività, per i valori in campo, per quel discorso che ti facevo prima, il Tottenham sicuramente è una squadra che fattura tantissimo, adesso non so bene i numeri, quindi evito di farli. È una società che sicuramente fattura tanto, ma ne fattura di meno del City, dello United, dell'Arsenal, del Liverpool, del Chelsea, eccetera, eccetera. E Pochettino ha fatto appunto un miracolo a portarla a 69 punti al secondo posto. Tanta roba. Guardare quel tipo di calcio può solo far bene a noi italiani, perché sicuramente ci fa capire quanto indietro siamo. E ci fa capire pure che in un campionato come la Premier League puoi tifare l'Ester e nello stesso tempo spingere per il Tottenham, oppure essere tifoso dello United e sperare che il City possa arrivare in finale di Champions League. Insomma, non parlare di calcio in quanto calcio e non di veleni, non di polemiche, non di cose veramente inutili che alla fine fanno soltanto male al calcio. Quindi questi 4 minuti che ti ho rubato. No, ma dai. Con grande piacere, ma figurati. I tuoi ascoltatori a buttare un occhio su Fox Sport e guardarti il mondo. Ne guadagnano in salute sicuramente, questo è poco ma sicuro. Sicuramente, però io non dico di che non ce l'ha andato, magari ogni tanto Vabbè, sono una delle classiche simulazioni dei nostri giocatori che passano quei quarti d'ora buttati a terra come se fossero stati una in quei momenti lì, cambiare canale e guardarsi un po' di calcio, il vero football, insomma. Beh, il calcio quello con la C maiuscola per intenderci. Però mi piace, ma bisogna essere anche realisti da questo punto di vista. Però oltre a buttare un occhio su Fox Sports, mi raccomando, cari amici ascoltatori, buttate anche un occhio su pronosticidipiazza.com, dove trovate dove trovate le scommesse del nostro ovviamente il pronostico del Napoli e quello della Roma. Certo, assolutamente. Pronostici fatti da te, vero, o da altri colleghi tuoi in redazione? Quello del Napoli è mio, quello della Roma del simpaticissimo Andrea Briccoli, che salutiamo. Penso innamorato, cioè, trovo un amore platonico per Spotti, per Pupone. Lascio immaginare che è stato mentale e di motivo sia in queste ultime giornate. Non lo so immaginare. I match della Roma se ne occupa lui, direttamente un tifoso romano, ecco. È romano e romanista. Vabbè, facciamo una par condicio d'altronde, bene, ottimo. C'è un equilibrio in redazione, questo è buono. Insomma, è giusto. Decisamente sì. Giovanni, dai, è stato... dammi un marcatore per stasera che me lo gioco. Ma è che facciamo le cose inverse. È un marcatore per stasera, ti dico Higuain, scontato. Ah, ok, lo stesso. Facile. Sì, ma sì. Ci metto un po' di pepe, gioco la doppietta. Doppietta del Pipita. Come direbbe qualcuno. Come direbbe qualcuno di nostra ex conoscenza, ci può stare. Carissimo. Ci può stare. Decisamente sì. Caro Giovanni, è stato un piacere anche questa settimana. Ci aggiorniamo. E io ti auguro un buon proseguo di giornata e sempre comunque forza Napoli. D'altronde siamo in casa, giochiamo noi e buona dobbiamo vincere. Grazie e buona partita a tutti gli altri. Grazie mille, a presto. Ciao caro. Ciao.